Benvenuti a tutti su Arte Economia, la trasmissione di Ili Editore che tratta e approfondisce l'evoluzione economica e finanziaria del settore artistico e culturale e le connessioni esistenti tra arte, cultura, economia e finanza in un periodo come quello attuale, che è caratterizzato da un'intensa innovazione tecnologica che è sempre più spinta e accelerata. La trasmissione, va in onda tutti i martedì alle 18:30 in diretta sulla pagina Facebook di Ili Editore e sul canale YouTube di Ili TV Channel, che è la web TV di Ili Editore. E mi raccomando, seguiteci tutti, supportateci con i vostri like, scriveteci e indicateci anche gli argomenti che secondo voi potrebbero essere approfonditi in questa nostra trasmissione. Bene, oggi parliamo dell'arte nella comunicazione aziendale e ne parliamo con Tiziana Leopizzi, Arc Prof Accademia delle Arti e del Disegno. Benvenuta, con Buonasera. Josep Martinez, Area Manager Spagna di Olivari, benvenuto, con Ciao a tutti. Daniele Viganò, imprenditore, formatore, mental coach e autore di 7 giorni per volare, benvenuto, e con Gabriele Machignà, artista, pittore e scultore contemporaneo, benvenuto. Buongiorno a tutti. Mi Buongiorno. sentite bene? Sì, sentiamo tutti Perfetto, benissimo. benissimo. Perfetto. Allora, l'arte nella comunicazione aziendale sta diventando sempre più importante. È sempre stata l'arte importante nella comunicazione da tanti anni, quindi dal Rinascimento addirittura, ma sempre. Ma adesso con lo sviluppo tecnologico sta assumendo un aspetto molto diverso. Vediamo adesso le relazioni che ci sono sempre state tra arte e impresa e vediamo adesso nelle imprese come si sta sviluppando questa comunicazione che utilizza l'arte. Tiziana Leopizzi. Ringrazio, intanto saluto tutti, grazie di essere qui. È un mio tema, è un tema a me molto caro e diciamo che secondo me non è cambiato nulla dall'antichità ai nostri giorni. Normalmente quelli che sono i segni che noi vediamo lasciati dalla committenza del passato sono quelli che fanno di questo paese lo scrigno unico al mondo che è. Secondo me, mentre una volta non c'erano alternative, perché l'arte era l'unico strumento di comunicazione per cui papi, principi, imperatori, chiunque volesse parlare di sé, parlava attraverso il linguaggio dell'arte, chiamando artisti estremamente importanti o comunque artisti che gli piacevano, che piacevano. Oggi è una realtà che è attiva da tanto tempo, salvo che non è stata molto, non è più tanto sotto lo zoom, perché sono entrate mille altre realtà da televisione, giornali, stampa, internet, di tutto di più. Ma secondo me i grandi imprenditori, gli appassionati in genere, chiunque voglia parlare di sé, può parlare di sé attraverso uno strumento come l'arte che ha dimostrato di essere estremamente potente ed estremamente pervasiva. Quindi oggi come ieri ci sono delle realtà che parlano molto, molto chiaro. Noi come goal abbiamo proprio questo, quello di individuare chi sono i committenti oggi che hanno raccolto il testimone del passato e che quindi lasciano un segno sul territorio. Tra quelli che mi sento di citare, che sono con questo nostro progetto fondamentale, che è Arturo il Master, che vuol dire arte che gira il museo temporaneo, ci sono imprenditori come Listone Giordano, come Andrea Margaritelli, piuttosto che Aboca o Alfandéry delle Officine Profumo, che seguono il nostro consiglio, quello cioè di parlare della propria identità grazie
a uno strumento straordinario come l'arte. Sappiamo che Gombrich, che è uno dei miei mentori, Gombrich ha sempre detto che appunto l'arte è uno strumento di comunicazione fin dai graffiti dell'uomo sulle pareti delle caverne, e poi noi possiamo contare su una marcia in più, che come dice Valsecchi, che lo diceva già tanti anni fa, gli italiani hanno una propensione naturale al bello. E quindi questo, unendo quelle che sono le caratteristiche di un'azienda, e bisogna studiarla molto bene, molto a fondo, e traducendole nel linguaggio dell'arte, questo messaggio non passa, rimane. Ricordiamoci che la mente lavora per immagini, e quindi è un segno distintivo, ma anche e soprattutto non a livello estetico. Ma gli imprenditori che usano l'arte nella propria realtà, in realtà creano una coesione e un senso di appartenenza, una partecipazione molto forte, e si migliora la qualità della vita all'interno del luogo di lavoro. Utilizzare l'arte viene utilizzata anche per colpire molto di più, anche per suscitare emozioni, per creare una simbiosi anche con il mercato che si vuole conquistare. Allora, sicuramente, lo dico sempre, al di là di quelle che sono le fiere specifiche di settore, l'arte apre 100.000 porte, nel senso che chiaramente se io creo un evento come facciamo invitando diversi imprenditori che a loro volta sono loro i vettori degli artisti, che noi poi chiaramente supervisioniamo, eccetera. Però questo crea in automatico un contatto con delle persone che mai potrebbero essere se non avvicinate, o quantomeno con cui creare un rapporto, perché so per esperienza che uno può essere anche un mega miliardario, ma se c'è invece una sintonia, se si scopre una sintonia, se si individuano una delle tante sfaccettature, perché artista e committenti, che io amo la parola committente, non mi piace assolutamente la parola mecenate. Artisti e committenti hanno tanto in comune, a partire dalla voglia di esplorare, il coraggio, la sperimentazione, e poi sono strade diverse, però sostanzialmente c'è alla base un fattore H straordinario, che è la curiosità. La curiosità è uno stimolo straordinario e mette in moto veramente qualunque cosa. Io lo sperimento quando facciamo questi incontri, mi sono divertita a suscitare e a far nascere delle coraggiosamente, perché nessuno è sottoposto a nessun giudizio, nessuno, proprio in assoluta serenità e tranquillità, delle espressioni d'arte anche nelle persone che non pensano minimamente di avere dentro di sé questa scintilla. Vuoi perché da piccoli gli hanno detto non devi usare la destra, non devi usare la sinistra, devi usare la destra, vuoi perché li hanno in qualche maniera bloccate, eppure c'è questa pulsione, che fra l'altro non sono l'unica a dire, per fortuna in Italia è straordinario. Cioè, la creatività che in questo paese è a questi livelli, e che bisognerebbe appunto incentivare fino dall'asilo, perché non è mai troppo presto, è una ricchezza inestimabile. Ci è riconosciuta da tanti stranieri. Noi siamo andati in giro per il mondo un po' appunto perché siamo curiosi. E devo dire che riconoscono questa particolarità degli italiani, forse il dritto della medaglia di essere state terra di conquista per millenni, e quindi per forza di cose ci siamo dovuti ingegnare.
Però ecco, è un dono che bisogna essere consapevoli di avere, ma anche di coltivare. Beh, quindi molta creatività riconosciuta comunque all'Italia, agli italiani. Ma che cosa vuol dire oggi comunicare? Daniele Viganò, che cosa vuol dire? E quali orizzonti del marketing si stanno aprendo? Anche con l'utilizzo dell'arte e ovviamente di tutta la creatività. Beh, intanto buonasera a tutti, ti ringrazio di questo bellissimo invito a essere parte di voi. Ma io devo un po' tutto alla comunicazione, quindi veramente si merita il titolo di arte, perché comunicare ma in un'impresa piuttosto che con i propri figli o qui tra di noi in questa trasmissione, poi adottando le parole giuste o sbagliandole, aprirti una porta o chiudertela. Perché è esattamente così. Quindi tu, se tu sbagli le terminologie di quando comunichi qualsiasi cosa, anche la cosa più motivante, potresti ottenere l'effetto contrario. Quindi io devo un po' tutta la mia carriera da imprenditore, che ho iniziato prima nel settore farmaceutico, poi nel food, poi nell'immobiliare, negli ultimi 20 anni nel settore delle telecomunicazioni e energie. Ho fatto l'imprenditore, faccio l'imprenditore in Italia, in Spagna, in Portogallo. Quindi ho potuto utilizzare quello che in fondo ho sempre imparato nella comunicazione, che poi è uno strumento straordinariamente perfetto o diabolico, proprio perché vediamo che in una era moderna, dove purtroppo che ha dovuto convivere anche con un mostro un po' invisibile, no? Se ci pensiamo, dove che ci ha costretti per 90 giorni a stare tutti in casa, anche qui la comunicazione l'ha fatta un po' da padrone. Esempio, i telegiornali ci bombardavano di notizie assolutamente negative, quasi ti bloccavano anche in qualsiasi tipo di azione. Che cosa? Spaventandoci, no? Non che dovessero sminuire quello che c'era, ma neanche alimentare la paura. Io personalmente ho scritto questo libro, 7 giorni per volare, di cui ho potuto avere l'onore di avere anche una tua intervista, che è un po' il simbolo alla comunicazione, dove tutto sommato è un po' un metodo. Uno dice 7 giorni per volare perché? Perché è un metodo dove in 7 giorni do questo mio sistema, che ovviamente prende spunto dalla comunicazione, per dire che qualsiasi obiettivo, qualsiasi meta, qualsiasi sogno è possibile, è raggiungibile se tu usi anche in comunicazione la sequenza perfetta. Io ho sempre fatto la comunicazione, diciamo, uno strumento che andasse migliorato ogni giorno, in ogni singolo ambito, perché non è che la comunicazione la usiamo professionalmente, poi torniamo a casa e siamo altre persone. La comunicazione ti serve anche per i figli, per motivarli o per demotivarli. Molto spesso la comunicazione, sbagliare una frase, tipo sei sempre il solito, apparentemente innocua, sei sempre il solito, invece è una condanna. Quindi scusa Daniele, ma per tornare alle imprese, che cosa sta cambiando adesso nella comunicazione delle aziende? E le aziende innanzitutto devono comunicare con del personale e dei manager che non hanno più vicini. Prima eravamo tutti nella stessa sede, adesso lavorano tutti smart working e probabilmente non torneranno indietro dallo smart working, o quantomeno non nei prossimi mesi. Quindi è evidente che una cosa è comunicare o motivare qualcuno che hai di fronte, quindi usando anche la tua fisicità e la tua energia. Un'altra cosa è comunicare con qualcuno che è a casa, qualcuno che non vedi o magari senti, e quindi è chiaro che devi essere certamente più efficace in quello che dici e come lo dici. C'è una frase che ho scritto nel libro che dice così: non è importante cosa dici, ma è molto più importante come lo dici.
ed è chiaro che io, per esempio, vengo ingaggiato ultimamente sempre più spesso per cercare di formare, di motivare intere linee di manager in imprese anche grosse, una di queste last minute, vola gratis, che evidentemente negli ultimi 90 giorni ha sofferto moltissimo, no? Ci sono, come tu sai, interi mercati, interi settori che hanno perso dal 50 al 95%, ed è chiaro che per loro riuscire a motivare dei manager o delle squadre, paradossalmente anche senza vederle, quindi a distanza, diventa sempre più complicato. Ecco, ma parliamo della comunicazione nei confronti del mercato, quindi nella vendita dei prodotti. Ma anche, oppure nella gestione del cliente. Beh, nella vendita dei prodotti i casi ce ne sono veramente tantissimi. Io credo che, come sempre, per quanto mi riguarda, ho sempre ottenuto i miei successi che ho ottenuto, li ho ottenuti grazie a una comunicazione gentile che prevedesse prima di tutto l'ascolto, perché la miglior comunicazione è l'ascolto, anche dei tuoi dipendenti, anche del personale a distanza. Si è anche pensato perché lo smart working non ha mai funzionato, o quantomeno non era mai stato messo veramente in atto, perché si pensavano, le grandi imprese o le piccole e medie imprese pensavano che i dipendenti o i collaboratori ti potessero un po' anche ingannare col tempo, magari da casa non facessero le cose che erano tenuti a fare o fossero sottoperformanti. Ci siamo invece sorpresi negli ultimi 90 giorni. Io ho avuto casi anche di imprese che hanno fatto di più di quando avevano le persone all'interno del proprio, dello stesso spazio. Va bene, perfetto. Allora direi, Josep Martinez, qual è nella comunicazione dei prodotti, di un prodotto di design, come può essere, come si inserisce l'arte? Bueno, grazie per l'invito. Mi permetti di rispondere anche con esempi propri per la nostra esperienza con Olivari. Secondo me la comunicazione che resta in memoria e che veramente arriva è quella che riesce di qualche modo a svegliare le emozioni. L'arte, in questo senso, è uno degli elementi più validi che si possono sviluppare per fare effettivamente una buona comunicazione, una comunicazione che riesca a connettare, a interagire, a provocare, a emozionare in definitiva e restare in memoria. La ironia, il fuori contesto, il gioco di scala, la provocazione, sono elementi che per l'arte maneggia di forma naturale. Nel caso di Olivari, il rapporto con l'arte, in questo caso concreto e per il discorso di questo intervento, come elemento di comunicare anche, non è stata una cosa a caso. Olivari è un'azienda italiana da più di 100 anni che, per farti un'idea, pues, già negli anni 30 aveva dei rapporti con Marcello Piacentini, per esempio, negli anni 50 con Gio Ponti, e via dicendo fino ad oggi, che nel suo sviluppo di rapporto con diversi designers, architetti, eccetera, ad oggi è una delle aziende che lidera il Made in Italy in tutto il mondo. Quindi non ha fermato di crescere l'impegno della famiglia Olivari rispetto alla cultura, al mondo dell'architettura, il design, la creatività in generale e anche nell'arte, no? Quindi perciò dico che non è stato a caso questo rapporto con l'arte che ha motivato anche questo intervento. In merito vorrei spiegare due esempi concreti, due episodi. Il primo episodio, se posso condividere un momento, un attimo lo schermo.
credo che facendo qua non so, c'è il collega tecnico che permette condividere lo schermo o no, dovresti farlo tu, share screen, ecco. Sì, però adesso. Qui è venuto di tutto, sì. Eccolo qua. Sì, si vede l'immagine? Sì, sì, l'immagine si vede anche il computer, però va bene lo stesso. Sì, bueno, va bene. Bueno, l'ultima edizione del Salone del Mobile di Milano nel 2019, certamente. Gli architetti Calvi Brambilla hanno scelto per Olivari il tema L'arte interpreta il design. In particolare si hanno ispirato nell'arte specialista di Agostino Bonalumi, in modo tale che le maniglie non erano solo oggetti di design, sino anche come opere d'arte che interpretano il linguaggio formale e il concetto di ogni designer. In questo stand avevamo maniglie, per esempio, di Zaha Hadid, di Antonio Citterio, eccetera. Ovviamente ogni architetto, ogni designer con la sua propria carattere, il suo proprio linguaggio formale, e quindi con questi quadri, con questi tessuti tensati, ispirati in questo arte specialista, di qualche modo l'arte interpretava il linguaggio del design, creando in qualche senso un dialogo tra l'artista, o tra l'arte in questo caso, e il design, no? E mi sembra che questo tipo di interventi aiutano la comunicazione a arrivare all'obiettivo finale, no? Tutte le arti, secondo me, hanno il suo ruolo in la comunicazione, però magari la fotografia ha un protagonismo speciale, sia per la sua capacità di rialzare i valori positivi di un prodotto, come da un'altra parte la sua capacità di interpretazione artistica, ironica, di provocazione, in modo di comunicare un prodotto di un modo diverso, che può arrivare a stupire e a sorprendere, no? Olivaria aveva fatto un intervento un po' di tempo fa e aveva fatto un invito a vari fotografici di prestigio internazionale a dare la sua visione artistica delle manie Olivari. Ogni artista ha catturato a suo modo il concetto e il linguaggio formale di ogni designer. In questo senso mi sembra affascinante come in questo caso, magari senza neanche conoscersi, in qualche senso l'artista e il designer stanno creando un dialogo tra di loro attraverso il prodotto, ognuno con la sua visione, no? Mi sembra affascinante questo concetto e questo approccio al prodotto, no? Noi abbiamo arte fatto per vedere questo. Coinvolgere. Sì. Noi abbiamo fatto vedere questo lavoro attraverso una mostra itinerante, come no, con il titolo dell'arte interpreta il design. In un percorso per le diverse principali città spagnole, dove in questo modo l'arte, l'architettura e il design convivono e interagiscono tra di loro, no? Questo era un po' gli esempi che potevo fare. Perfetto. Vedere. Benissimo. Allora, Gabriele Machignaz, abbiamo visto Josep Martinez ci ha parlato proprio di come un'azienda propone in modo molto artistico i suoi prodotti. Oggi però l'arte può andare oltre. Dalla
dalla sua esperienza, che cosa ci può raccontare? Sì, diciamo che è molto interessante il discorso che ha fatto il signore poc'anzi, soprattutto quando parlava di Agostino Bonalumi, che è uno spazialista molto importante, come voi sapete, per cui mi è interessato molto l'ultimo passaggio. Nell'arte vi è sempre un'evoluzione, diciamo, no? Quindi a me parto proprio da Agostino Bonalumi come spazialista per provare a spiegare perché l'arte non ha mai un confine, un limite. Il limite dello spazialismo, se volete, è il limite dello spazio stesso. Nella grandezza dello spazialismo vi è un limite, che è quello spaziale. Quindi vuole dire che comunque la ricerca artistica rimane nello spazio stesso che noi conosciamo. Tutto è spazio, il design è spazio, il mondo è spazio, l'universo è spazio. Poi un giorno è arrivato un signore come me, che voi vedete davanti a voi, e ha detto che lo spazio non era più sufficiente e che andava superato. Con queste semplici parole cercherò di spiegarvi cosa vuol dire il superamento dello spazio-tempo. Ed entriamo in un tema della spiritualità nell'arte. Io ritengo che sia importante, o meglio, sia necessario un superamento tecnico dello spazio-tempo per trovare la dimensione spirituale. Con queste semplici parole cerco di spiegarvi cosa intendo dire. Io ho creato nell'arte la porta dell'aldilà. Questa porta mi ha consentito di superare lo spazio-tempo e legare per sempre le tre dimensioni: quella spaziale, quella temporale e quella spirituale. Schira Editori ha pubblicato un catalogo, che ve lo faccio vedere così capite di cosa si tratta, intitolato La porta dell'aldilà, curato anche da Philip Daverio, che è l'ultima pubblicazione sulla mia innovativa e unica, possiamo dire, teoria artistica di superamento dello spazio-tempo nell'arte. Quindi un superamento dei limiti spaziali e temporali con una codifica precisa dove il ruolo dell'anima dell'uomo e della ricerca spirituale dell'uomo nella società contemporanea diventa base per l'ultima arte. Direi che con questo posso fermarmi un attimo, poi posso andare avanti, però mi faccia qualche domanda, dottoressa, per me è più facile. Sì, no, devo dire che questo è molto interessante, ma lo vede anche possibile nell'applicazione di una comunicazione aziendale? Io lo vedo sì, anche perché noi quello che abbiamo dimenticato, e credo che il Covid abbia insegnato a tutti quanto è importante la spiritualità nella nostra vita. Io credo che ognuno di noi si sia sempre posto la domanda del perché della nostra splendida esistenza o bruttissima esistenza, perché dipende che situazione si vive, che sentimenti si vivono, che drammi si possono eventualmente vivere e che momenti felici si possono anche vivere in questa vita. Per cui in questa fase del Covid sicuramente tutti quanti hanno immerso la loro materia nello spazio dove viviamo, però abbiano anche fatto delle riflessioni profonde sul senso della nostra esistenza e sul senso della nostra vita. Per cui una ricerca spirituale, una ricerca che va a cercare il creatore di tutto quello che esiste, il creatore che è Dio, che ha creato tutto ciò che esiste, almeno per me e per quelli che credono in un al di là e che credono che l'uomo non è solo materia, ma è anche spirito. E questo ragionamento si può fare benissimo anche nel design, perché nel design, quando il design è molto spinto, va oltre i confini dello spazio-tempo, rappresenta anche la spiritualità dell'uomo. A me piace dire che l'arte è in grado di codificare dei messaggi molto profondi della nostra anima, per cui l'artista, quando opera e lavora, riesce a codificare attraverso l'arte e la ricerca artistica messaggi che altrimenti non verrebbero codificati. L'arte ha sempre anticipato anche molti movimenti e anche molti pensieri, idee che dopo si sviluppano concretamente nella società. E quindi anche il fatto dello spiritualismo è qualcosa che va a scavare all'interno, ma che poi si può tradurre in idee concrete.
Sicuramente, però, per terminare, l'innovazione artistica sta nell'inventare, creare qualcosa di nuovo. Allora, io non voglio prendermi dei meriti, perché non è che mi interessi più di tanto, detto tra noi. Anche perché nell'arte quello che conta è essere i primi a farlo, no? Quando Lucio Fontana ha tagliato la tela in verticale e ha creato il concetto spaziale, che è collegato anche moltissimo con Agostino Bonalumi, che prima abbiamo visto che è uno spazialista. Prima noi vedevamo nei video delle estroflessioni di Agostino Bonalumi, che sono delle tele estroflesse modificate, che vanno a occupare dello spazio al di fuori della tela. E sono delle tele bellissime, molto interessanti. Fontana andava a creare un nuovo spazio sulla tela. Il genio di Fontana sta nell'aver creato uno spazio nuovo sulla tela quando ha tagliato la tela in verticale. Io questa ricerca artistica l'ho portata avanti tanti anni, tanto che ho studiato a fondo gli spazialisti, compreso il maestro Fontana. Però un giorno da bambino mi sono detto: dobbiamo cominciare a immaginare la possibilità di superare lo spazio, il limite dello spazio. Quindi io che cosa ho fatto con la mia innovativa teoria artistica? Ho cominciato a osservare lo spazio-tempo dall'aldilà. Per cui io cosa ho fatto? Ho aperto simbolicamente con un codice una porta per un'altra dimensione, a livello artistico chiaramente, che è la porta dell'aldilà, che consente di legare il mondo spaziale e temporale con la dimensione spirituale. Per cui io sono il primo al mondo, possiamo dire, che ha superato lo spazio-tempo con una codifica precisa artistica, creando la porta dell'aldilà nell'arte e quindi avendo creato un superamento dello spazio-tempo. Ed è innovare ancora una volta l'arte. Si pensava che i limiti fossero quasi invalicabili. Allora invece attraverso questa idea innovativa, possiamo dire, poi sarà la storia dell'arte a dirlo chiaramente, diciamo che nel catalogo, nel libro, nel volume di Schirà, molto interessante, svariati critici importanti hanno cercato di spiegare quello che ho combinato. Ci vorranno un po' di anni, però devo anche dire che il mondo del collezionismo sta credendo in quello che ho fatto, ritiene ciò che ho fatto un'innovazione artistica. Mi vedete un po' così, col maglione nero e i capelli un po' così, perché arrivo dall'atelier. Io qua attaccato a questa porta ho l'atelier dei metalli, per cui tenete conto che sono rimasto in mezzo al fumo, al fuoco, a saldare, a forgiare delle sculture in acciaio e ferro. Bene, direi che è molto, molto interessante. Del fumo e del fuoco, Direi una teoria molto interessante. Tiziana Leopizzi, allora, passiamo appunto, anzi, esaminiamo un po' di più questo superamento dei confini che porta verso lo spiritualismo. Questo tipo di, questa teoria che è stata illustrata da Gabriele Macchignà può essere applicata alla comunicazione aziendale per dare molto più importanza ai valori e all'identità? Questo è un discorso che lascio a Gabriele Macchignà, che mi sembra che sia assolutamente nel suo territorio, la sua materia. Certamente quello che noi, penso non solo noi, ma insomma cerchiamo di esprimere con il concetto di arte dai primordi al giorno d'oggi, è sempre stato un concetto che un'aspirazione, no? Se non altro il fatto di lasciare un segno, di lasciare un segno del nostro momento storico. Per questo che io ho sviluppato dei progetti che sono appunto sull'identità dei nostri interlocutori, che sono gli imprenditori o le istituzioni, e quello che ci guida è proprio l'identità. Il discorso della spiritualità è, diciamo, trasversale, quindi sicuramente se ci sono delle attenzioni a questo tipo di tema, vengono osservate. Quello che sicuramente ci piace è esprimere, fare in modo che attraverso l'arte e il design, che per me sono sinceramente la stessa cosa, nel senso che il design è l'espressione
attuale dell'arte e mi fa molto piacere, convivono allegramente, ma l'arte è una continua evoluzione, quindi adesso per esempio uno dei miei temi preferiti è l'ingegneria, gli ingegneri che sono artisti e che non lo sanno perché i nostri parametri sono differenti dai loro. Quello che mi interessa far emergere è che noi siamo tutti figli di Leonardo, teniamo presente che abbiamo più o meno ciascuno 1 miliardo di antenati e consiglio vivamente, se non l'avete mai letto, di leggerlo, è su tutte le nostre pubblicazioni, sul nostro sito, ne parliamo in continuazione, perché Leonardo era, lasciando perdere il genio che è, non voglio, è assodato, ma alla fine appunto era estremamente curioso, sperimentava qualunque campo. Il curriculum di Leonardo da Vinci è utilissimo sia agli imprenditori che agli artisti e che a chiunque voglia in qualche maniera mettersi alla prova. Vi basti dire che le sue sfaccettature sono quelle che più o meno conosciamo, nel senso che il codice, insomma, è uno scibile immenso, e che in fondo a questo curriculum c'è una frase che a me ha cambiato la vita, il curriculum con cui si presentò a Ludovico il Moro, e disse alla fine, dopo essersi presentato come ingegnere, architetto, poi andò alla corte di Ludovico il Moro come musico, perché così in questa veste lo inviò Lorenzo il Magnifico, scrisse, se poi proprio ci fosse un periodo di pace, posso anche dipingere come ogni altro e parimenti in architettura. Allora, la figura che sta emergendo di nuovo prepotentemente grazie a internet e grazie a questa comunicazione di cui sentivo con piacere il professor Viganò, mi fa vedere che ora è di nuovo possibile confrontarsi con questa realtà dell'homo novus. Noi siamo in grado oggi, mentre fino a poco tempo fa era impossibile, di poterci rapportare immediatamente in qualunque parte del mondo. L'importante è conoscere il linguaggio. E l'arte è un linguaggio assolutamente, se è arte, atemporale, sicuramente atemporale, non conosce mode, non conosce ripetitività, ma è una continua evoluzione ed è una continua crescita per tutti, sia chi la eserciti in prima persona, chi ne goda, chi ne faccia godere gli altri, è una ricchezza inestimabile. Perciò maggior ragione nelle aziende che accomunano i loro contenuti a quello dell'arte. Poi, se volete, ma non riusciamo, comunque potrei farvi vedere delle immagini, e i progetti sono assolutamente trasversali e coprono veramente un ampio raggio. Perfetto, allora Daniele Viganò, come diceva Tiziana Leopizzi, bisogna essere molto aperti e ispirarsi al curriculum di Leonardo da Vinci, quindi open mind in assoluto, grande apertura, e imparare il linguaggio dell'arte, che è un linguaggio cambia, cioè che si sviluppa nel tempo, in continuo divenire. Cosa ne pensi di questo e qual è la dimensione estetica della comunicazione? Beh, intanto ringrazio Tiziana, non sono un professore, ci tengo a dirlo, sono solo un cultore della comunicazione. Peraltro, vedo qua che sono in mezzo a mostri sacri di arte, di spiritualità, e quindi, insomma, ne sono onorato di esserlo. Ma guardate, è chiaro che siamo in un'epoca in cui, e vedo che comunque, anche se parliamo di arte, comunque l'arte è anche la massima espressione della comunicazione, no? Vediamo un quadro, magari a me può non dire nulla e magari ad altre persone può esprimere amore,
un viaggio, spiritualità, no? C'è una frase che di solito dico, che non avrai mai una seconda opportunità di fare una buona prima impressione. E anche nella comunicazione vale questa frase, no? Io credo che, anzi un po' sono preoccupato, nel senso che negli ultimi 90 giorni a livello di comunicazione è una comunicazione depressiva, anche nelle imprese con poca speranza. Io vivo a Barcellona, che è sempre stata una città un po' cosmopolita, una città solare, una città piena di turisti. Io sono partito l'altro ieri, una città tristissima, una città dove sembra che sia scomparsa la vita, la città di Gaudì, quindi la massima espressione dell'arte, eppure è una città che, proprio se ci pensate, il Covid è arrivato prima come espressione della comunicazione e poi abbiamo visto i danni, ma prima è arrivata come espressione della comunicazione. E dico questo perché credo che mai come oggi, scusami se lo dico, dove invece ci vuole speranza, no? Dove ci vuole comunicazione che dia responsabilità, che dia fiducia. E io cerco di insegnarlo. Prima ero in un webinar che faccio una volta al mese in tutto Latino America, c'erano un po' tutti i paesi, tra l'altro oggi abbiamo fatto un po' numero record, e credo che non sia arte come quella che ha espresso Leonardo da Vinci, no? Che è il genio assoluto, avete detto voi, genio assoluto che tutti ci invidiano, e fortunatamente tutti sanno che è italiano. Chi vive a Barcellona sa benissimo invece che Cristoforo Colombo nel 1492 è andato a scoprire poi quello che oggi è il paese più potente del mondo. Invece ritengono che sia catalano addirittura di Barcellona, gli hanno pure fatto una statua. E ahimè anche quella è comunicazione, però è comunicazione errata e non è comunicazione giusta. Ognuno in realtà crede un po' a ciò che vuole, o a ciò che ascolta, o a ciò che vuole fare suo. È chiaro che la comunicazione sta cambiando, è chiaro che anche noi ci dobbiamo adattare, per esempio ai giovani. Io ho dei figli che, non so, immagino che anche voi siate genitori, e che magari ti parlano di spoilerare. Io dicevo a Martina, cosa devo fare? Non spoilerarmi l'ultima serie di Netflix, che vuol dire non dirgli che cosa è accaduto. Anche questa è comunicazione. È chiaro che noi ci dobbiamo capire che questo mondo è profondamente cambiato. Possiamo invece essere consapevoli che ognuno di noi può fare molto attraverso l'arte, attraverso un dipinto, attraverso la spiritualità, attraverso la storia, come prima diceva Tiziana, e riportarci ai nostri oggi. Certo che abbiamo bisogno di valori, abbiamo bisogno di talento, io nel mio libro lo definisco anche talento liquido, abbiamo bisogno di migliorarci, abbiamo bisogno di guidare le persone con responsabilità, con fiducia, con condivisione. Ecco, si parla tanto di condivisione. Purtroppo il re della condivisione, Airbnb, che si sta per quotare in borsa, ha licenziato 1000 persone su 1000 a Barcellona. Quindi anche lì comunicazione, ahimè, decisamente errata. Però secondo me la comunicazione è anche quello di condividere e coinvolgere. Ecco, io spesso comunico attraverso il coinvolgimento delle persone in un progetto. Per esempio, uno se mi spiega un quadro, tanto per spiegarmelo, magari non capisco nulla. Se invece mi cerca di coinvolgere, mi fa entrare all'interno, magari anche raccontandomi una storia, raccontarmi la storia di come è nato, e mi coinvolge in quello che il pittore o l'artista voleva esprimere, beh, entra nell'anima e quindi ottiene molto di più. In fondo tutto è comunicazione. Quello che stiamo facendo adesso con gli spettatori che abbiamo noi è comunicazione. Quello che diciamo, al di là dall'esperienza di ognuno di noi, di dove viene, io probabilmente vengo da quella più basica, perché non sono un artista, non sono un professore, non sono neanche laureato. Un'intervista che uscirà settimana prossima sul Corriere della Sera, che mi ha dedicato così tanto spazio, non avrei mai immaginato,
mi definisco in varie maniere che non sono. Sono un imprenditore, sono un uomo che ama la comunicazione e che capisce che oggi più che mai dobbiamo fare della comunicazione un mezzo, al di là di dove veniamo, affinché la gente si senta abbracciata, si senta coinvolta e si senta responsabile di quello che ognuno di noi sta cercando di condividere, non solo in Italia, ma in Spagna e poi in tutto il mondo. Questo che ho ascoltato oggi, ognuno con le proprie parole, poi in fondo è la comunicazione migliore che possiamo trasmettere. Bene, allora, Josep Martinez, allora un coinvolgimento, però anche una comunicazione ottimista deve essere, no? E quindi questo commissionare l'arte con il design deve dare anche questo messaggio di ottimismo. Sì, l'arte e il design ovviamente hanno dei rapporti molto stretti. È ovvio che il design viene influenzato dall'arte, anzi ci sono pezzi di design che sembrano quasi opere d'arte, però anche al contrario, nell'arte anche il design e gli oggetti quotidiani sono presenti e sono interpretati anche per l'arte. Sì, in questo senso questa energia positiva, questa sinergia è una cosa positiva che anche in momenti di crisi, come dici, apporta un po' di ottimismo, no? Pensare in questi ragionamenti, no? più positivi. A volte la linea di frontiera tra l'arte e il design è molto sottile, può essere semplicemente la differenza tra la produzione unica e la produzione di serie, però può essere anche una cosa più profonda, più di discussione, no? Però è ovvio che c'è un rapporto molto stretto. Nel caso di Olivari, tiene molto presente questa trasversalità tra diverse discipline creative, e infatti le maniglie di Olivari sono disegnate da creativi di profili molto diversi. Pensa che possiamo avere da Peter Marino a Rem Koolhaas, passando per Patrizio Orchiola, Dordoni, Lisoni, Daniel Ibiskin e tanti altri, ognuno con la sua propria personalità, con il suo proprio approccio creativo, alcuni da un punto di vista più artistico, altri più dal punto di vista di architetto, alcuni con il minimalismo, altri con lavoro più ricco, più decorativo, eccetera, ognuno con la sua propria libertà creativa. Insistendo nel discorso dell'arte e la creatività sul mondo aziendale, dal punto di vista dell'industria, tu puoi avere un prodotto di qualità, anzi può essere anche bello, però alla fine se non riesci a comunicarlo bene, è difficile avere successo, no? Ad oggi la società, tutti siamo pieni, saturati di comunicazioni, di stimoli, eccetera, e per fare la differenza, per fare arrivare la comunicazione, serve qualcosa in più, no? Perciò l'arte può avere un ruolo importante in questo senso, no? Come elemento di provocazione, come elemento di emozionale, no? La differenza ad oggi sta nelle emozioni, no? Non tanto nei ragionamenti oggettivi, dei numeri, delle caratteristiche tecniche, se no più sui ragionamenti emozionali, no? Per quello la importanza dell'arte nel rapporto con il design e il suo ruolo molto importante
la comunicazione ad oggi, penso. Quindi l'arte per coinvolgere, per colpire con le emozioni e per entrare di più nell'anima delle persone, quindi oltrepassa il prodotto, e senza, quindi è possibile comunicare un prodotto senza dare dettagli sul prodotto. Sì, sì. Se mi permetti faccio un esempio con le macchine, la pubblicità delle macchine. Se tu prendi un target di un modello di macchina, le caratteristiche tecniche, la velocità e la potenza, e via dice, il prezzo, eccetera, eccetera, è tutto uguale. Cosa fa che uno acquisti un marchio o un altro? Sono discorsi, se uno prende l'Audi o la BMW o piuttosto che la Mercedes, alla fine sono decisioni molto emozionali, molto, molto emozionali. C'è un esempio che è molto conosciuto, se ricordate anche in Italia, mi sembra anni fa c'era una pubblicità della BMW che era solo una persona guidando e usciva il braccio dalla finestra e non si vedeva la macchina, non si vedeva il logo, semplicemente diceva ti piace guidare. Quindi questo è un messaggio che tutti ricordiamo in tutto il mondo. Insisto, non si è visto la macchina, non si è visto niente, semplicemente trattava di comunicare un'emozione, l'emozione di guidare una bella macchina, una macchina buona, no? O il discorso di guidare una macchina italiana o una macchina tedesca. Alla fine la differenza sono motivi emozionali e perciò l'arte penso ha un senso, ha un ruolo molto importante come influenza, come ispirazione nella comunicazione ad oggi e ha un rapporto molto stretto con il design. Quindi diventa molto importante il tipo di messaggio che si vuole trasmettere, che anche se non è trasmesso anche con le parole, ma può essere trasmesso da una scenografia, può essere trasmesso da qualcosa che susciti dei sentimenti o delle reazioni e comunque delle emozioni. Quindi va al di fuori sia delle parole che del prodotto, ma come diceva Viganò, deve essere indovinato, cioè deve essere un messaggio giusto, quindi ci vuole molta strategia nel pensarlo, sì, e nel combinare insieme sì, questo modo di comunicare. Sì, però ci vuole anche un po' di rischio, no? Non dobbiamo avere paura di rischiare, perché nel rischio sta anche questa possibilità di successo. Ovviamente alcune volte sbagli, però una buona comunicazione ci vuole un po' di rischio per stupire, per sorprendere, per emozionare. Lì sta il gioco di sbagliare, di rischiare, di avere successo, no? Se fosse così facile tutti sapranno farlo, no? Bene, Gabriele Machignaz, allora ci vuole rischio rischiare nella comunicazione, come dice Josep Martinez. Allora, sicuramente, come diceva il signore prima, mi sono molto piaciuti gli interventi degli altri ospiti, li ringrazio, hanno fatto gli interventi di livello molto interessanti. Il rischio fa parte della vita, però a me piace dire che ci vuole coraggio di essere se stessi nella propria vita. È lì che si fa la differenza. Quando si ha coraggio di essere se stessi con l'anima fino in fondo, e se vedete nella trasmissione oggi in più occasioni si è parlato di anima anche senza volerlo, il signore prima diceva nel profondo dell'anima, anche lei dottoressa parlava del profondo dell'anima, ci leghiamo sempre a un discorso comunque spirituale della nostra esistenza umana. Però io credo e condivido molto il discorso di credere fermamente in quello che si fa. Per arrivare al successo è opportuno crederci veramente, con grande difficoltà, perché nella vita lo sappiamo benissimo che è difficile essere capiti, e la comunicazione ha un ruolo importantissimo.
Quindi se si è sostenuti da un impianto di comunicazione di un certo livello, è chiaro che si può arrivare anche a certi livelli. Ma se la comunicazione non c'è, la comunicazione si deve inventare se non c'è. Bisogna trovarla, crearla, finché non la si trova. Quindi è chiaro che, tornando anche al discorso che lei ha fatto prima, il concetto di oggi è l'arte, il design nella comunicazione, nell'impresa, nelle aziende. Innanzitutto il design fa parte dell'arte, perché comunque sia, se esiste il design è perché esiste l'arte, perché se non esistesse l'arte non esisterebbe neanche il design, secondo me. I primitivi, quando incidevano la pietra, erano artisti, ma erano già anche designer, se vogliamo. E poi, tornando a Leonardo da Vinci, sicuramente non possiamo che, diceva la dottoressa prima, il genio italiano in generale, noi siamo fortunati perché comunque l'Italia rappresenta delle menti creative e dei talenti enormi creativi. Perché il talento è importantissimo e tutti lo sappiamo, ma è molto importante anche credere in quello che si fa, trasmetterlo con criterio e buon senso alla comunità che vede quello che viene fatto. E poi comunque si parla di rischio. A me piace parlare, il rischio bisogna sempre ragionarlo, il rischio, no? È come nelle aziende, ci sono aziende che guadagnano tanto rischiando moltissimo, ma ci sono anche tanti che perdono moltissimo rischiando poco, no? Per cui è un concetto molto, molto complesso. È chiaro che le persone serie, a tutti i livelli, io credo che ragionano sui rischi che possono correre facendo un'operazione di un certo tipo. A me invece piace dire che è più importante il coraggio. Coraggio per dire bisogna credere in se stessi. Anche i giovani di oggi devono credere nelle loro capacità, nel loro talento. A me, quando sento dire bisogna essere aiutati da qualcuno, quell'artista ha fatto questo, io personalmente ho sempre creduto in quello che ho fatto sin da bambino. E ho sempre creduto e cercato Dio sin da bambino. E quindi la mia ricerca artistica mi ha portato a innovare la stessa arte, perché attraverso la mia ricerca, la mia volontà di cercare Dio, mi ha permesso tecnicamente a livello artistico di ideare una teoria artistica, chiaramente, che va tecnicamente, se vogliamo, dal punto di vista artistico, a superare lo spazio-tempo, per cui va a legare per sempre le tre dimensioni, quella spaziale, quella temporale, quella dell'aldilà. Per cui, tornando ai ragionamenti che sono stati fatti poc'anzi, devo dire che sicuramente l'arte ha un valore altissimo nella comunicazione per le imprese. Perché l'arte, cosa succede? L'arte, attraverso gli artisti, si vanno a codificare delle cose che molti non conoscono, che a volte neanche l'artista conosce, che però quando riesce a codificare su un'opera d'arte che poi viene utilizzata dalle aziende nella comunicazione, passano dei messaggi che poi quelli che li vedono li capiscono, perché facendo parte questi codici della nostra anima, alla fine legano tutti insieme in un unico comune sentire, di una visione comune. Per cui io credo che il segreto dell'arte, della comunicazione, dei codici artistici e delle opere d'arte nell'arte siano legati alla spiritualità che portano nel segno che si vede, che spesso crediamo di non conoscere, ma in realtà io credo in realtà sia molto vicino alla nostra anima, quindi alla nostra sensibilità. Bene, quindi possiamo concludere dicendo che in ogni caso diventa importante comunicare credendo in quello che si dice, credendo in quello che si fa, con coraggio, supportando le proprie idee, e poi soprattutto guardando anche all'interno di se stessi per riuscire a dare un messaggio coerente con quello che effettivamente si è e si vuole esprimere. Bene, io ringrazio tutti per questa
puntata di oggi e saluto tutti, naturalmente invito tutti a seguirci su Arte Economia ogni martedì alle 18.30, mi raccomando, supportateci con i vostri like e comunicateci anche quello che pensate, il vostro, se avete delle idee che noi possiamo sviluppare, approfondire con i nostri ospiti e quindi siamo qua. Arrivederci a tutti, alla prossima puntata di Arte Economia, ricordatevi martedì prossimo alle 18.30. Grazie a tutti, buona serata. Grazie, buona cena a tutti. Grazie Leo Pizzi, Josep Martinez, Davide, Daniele Di Viganò e Gabriele Macchignà. Grazie e arrivederci a tutti. Grazie. Grazie.